Buongiorno, allora sono l'ingegnere dell'Orco del Centro Ricerca Enea del Brasimone. Io ho il compito di darvi un po' il benvenuto in questo strano villaggio che starete per visitare in prima persona. E probabilmente non so se avete già esperienza di visite guidate in un centro ricerche simile a questo nostro qui. Comunque quello che vi aspetto per stamattina è una visita abbastanza faticosa, ve lo premetto perché è meglio essere sinceri. Soprattutto penso e spero abbastanza interessante per tutti voi, perché si entra un po' nel mondo della ricerca, il mondo del futuro energetico italiano. Non so se questa idea per voi può andare bene, certo, di fare una panoramica generale sul nostro reattore. Sulle rive del lago del Brasimone, nel comune di Camugnano, in provincia di Bologna, è in fase di avanzata costruzione presso il Centro Ricerca Energia dell'Enea l'impianto sperimentale PEC, una sigla che significa prova elementi di combustibile. Il centro si trova a circa 60 km di distanza da Bologna e si raggiunge con l'autostrada del Sole uscendo a nord da Pian del Voglio. A sud da Roncobilaccio o con la statale Porrettana. Il PEC è un reattore nucleare sperimentale a neutroni veloci, il cui scopo principale è lo studio del comportamento di elementi di combustibile in condizioni di funzionamento analoghe a quelle che si verificano nelle centrali di potenza. Questo progetto, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, consente al Paese di esercitare un ruolo importante nel campo della ricerca e sviluppo sui reattori a neutroni veloci in Europa. Se la politica energetica lo richiederà, anche l'Italia potrà così ricorrere in futuro all'impiego di questi reattori, che permettono uno sfruttamento della risorsa uranio 50 volte superiore a quello ottenuto con i reattori nucleari oggi già in uso. Il cuore del reattore è il nocciolo. Nel quale viene generato il flusso di neutroni veloci e viene prodotto il calore per effetto della fissione. Il nocciolo è costituito da un insieme di circa 7.000 barrette contenenti ossido misto di uranio e plutonio. Al centro del nocciolo si trova la zona sperimentale, ovvero canale di prova, nella quale viene alloggiato l'elemento di combustibile da sottoporre a sperimentazione. Il raffreddamento del reattore è ottenuto facendo circolare sodio liquido che entra nella parte inferiore del nocciolo ad una temperatura di 400 gradi centigradi e si riscalda fino a 550 gradi centigradi. Successivamente cede il calore nello scambiatore intermedio ad altro sodio, contenuto in un circuito separato, che provvede a dissipare il calore nell'atmosfera. L'elemento di combustibile, all'uscita del canale di prova, passa alla cella di trasferimento, poi all'edificio di manipolazione, dove è sottoposto ad analisi, e infine alla piscina di decadimento. Per studiare e sperimentare il più da vicino possibile le condizioni in cui funzionerà il canale di prova, il relativo circuito di raffreddamento, gli elementi di combustibile sottoposti a prova, la cella in cui vengono effettuate le manipolazioni di questi componenti, l'Enea ha costruito un impianto che riproduce tutte queste parti in grandezza naturale.
L'impianto si chiama CPC1 ed ha sede nel Centro Ricerca Energia del Brasimone, a poche centinaia di metri dal cantiere PEC. Molte delle manovre, svolte all'interno della cella, vengono effettuate facendo uso di macchine e di bracci meccanici comandati a distanza. In questo modo si collaudano le operazioni previste nell'impianto PEC vero e proprio e nello stesso tempo si addestra il personale addetto. In questo impianto, le parti più significative della zona sperimentale del PEC, quali il canale e l'elemento in prova, vengono sottoposte a condizioni di funzionamento molto simili a quelle che si hanno nel reattore, per verificarne il buon comportamento. Una importanza particolare rivestono le prove di manipolazione che vengono effettuate all'interno della cella di trasferimento. Questa cella riproduce fedelmente la cella di trasferimento che si trova all'interno dell'edificio reattore dell'impianto PEC. L'impianto PEC è stato progettato e viene costruito con criteri e procedure molto rigorosi che danno le massime garanzie di sicurezza. Ad esempio, tutto l'impianto e gli edifici hanno avuto una progettazione antisismica facendo ipotesi di terremoti particolarmente gravosi. Le parti del reattore sulle quali vengono effettuate le verifiche e i controlli più rigorosi in fase di progettazione e di realizzazione sono quelle più prossime al nocciolo, quali la tanca, gli elementi di combustibile e le barre di controllo. Fin dal momento in cui è stato individuato il sito del PEC, sono stati studiati gli aspetti ambientali rilevanti agli effetti della sicurezza. Una serie di sistemi di rilevamento ha permesso di caratterizzare il sito nei suoi aspetti climatici, geologici ed idrologici. I dati ambientali continuano inoltre ad essere mantenuti sotto controllo, in particolare con una serie di stazioni meteorologiche adeguatamente attrezzate per rilevare in continuo i dati climatici e con una serie di centraline sismometriche che permettono di misurare tutti gli eventi sismici che interessano la zona.
La realizzazione dell'impianto PEC è affidata alla società NIRA, Nucleare Italiana Reattori Avanzati, che svolge il ruolo di progettista d'insieme e di appaltatore principale per tutta l'opera, ad esclusione del progetto e fornitura del nocciolo del combustibile e dei calcoli di schermaggio, nonché dell'esecuzione delle prove sperimentali di competenza dell'ENEA. La realizzazione delle varie parti dell'impianto viene affidata dalla NIRA a Industrie Manufatturiere Italiane. Nelle officine della Breda è in fase di completamento la realizzazione del complesso delle strutture che costituiscono la chiusura superiore della tanca reattore. Si tratta di una serie di tappi, in parte fissi e in parte rotanti, che garantiscono da un lato la tenuta, e dall'altro permettono attraverso la rotazione delle parti mobili l'accesso dall'esterno agli elementi di combustibile. Presso le fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo sono attualmente in corso di realizzazione, con tecniche costruttive avanzate, tutti gli elementi del nocciolo, con esclusione delle barrette contenenti materiale fissile. Le saldature delle placchette nelle facce esterne degli elementi di combustibile vengono effettuate con procedure di alta tecnologia che garantiscono la massima precisione. Analoghe tecniche vengono impiegate per la saldatura della testa e del piede al corpo principale dell'elemento.